Siamo con il presidente del CDA di Chima Ambiente Amio, l'avvocato Giampiero Mancarelli. Quest'oggi in Città Vecchia, sul lungomare Garibaldi, un'azione di volontariato meritoria da parte di Rete a Raccolta, ossia l'insieme appunto delle associazioni che sovente supportano l'Amio nell'azione di bonifica. Presidente, in una precedente intervista noi ci siamo già soffermati sull'azione meritoria di queste associazioni. Il pensiero però a questo punto va a quegli sporcaccioni, e usiamo un eufemismo, che hanno il barbaro coraggio di lasciare mobili, rifiuti e quant'altro in città. Per fortuna le videotrappole immortalano questi incivili, ma l'appello è affinché queste azioni di bonifica preziose non vengano poi vanificate da atti di inciviltà inconsulti. E il grande elemento di novità è quello che dai i cittadini di Città Vecchia stanno dando una mano, oltre ai volontari di altre parti della città, e quindi la consapevolezza è straordinaria ed è importante. Però, come diceva lei, c'è ancora il fenomeno degli abbandoni. Oggi addirittura mobili su mobili abbandonati. Via Cava abbandonati mobili quando ieri abbiamo fatto il servizio. Questo è drammatico e noi ci attiveremo con le videotrappole e stiamo prevedendo anche la possibilità di interrompere qualsiasi servizio del Comune di Taranto nei confronti di questi beneficiari. Molto spesso hanno un reddito di cittadinanza piuttosto che altri percettori di altro reddito. Ecco, devono smetterla, perché non è possibile continuare così. Taranto sta migliorando e non ci fermerà una piccola e sparuta parte di incivili. Le videotrappole stanno funzionando? Assolutamente sì, ieri ne abbiamo appostate altre due a Lido Azzurro, abbiamo già i primi rilievi perché gli sporcaccioni non si fermano davanti a nulla. Noi saremo sempre più fermi e chiari nel sanzionare coloro i quali prendono Taranto come zona di... Come dire, un immondezzaio, una discarica a cielo aperto. Assolutamente sì, e grazie anche a voi cercheremo di denunciare questi casi di inciviltà.